È la festa del tesseramento che segue l'altro incontro a Termoli e i vari incontri che ci sono stati poi nei circoli della provincia di Campobasso. Come coordinamento provinciale siamo contenti di come sta andando il tesseramento, segno evidente che il partito è ancora molto, molto attrattivo per larghi strati della popolazione. Tutte le categorie si affacciano a noi, si avvicinano, molti amministratori locali che stanno ancora aderendo a Fratelli d'Italia, abbiamo tanti sindaci nella provincia di Campobasso. E quindi sì, sono quei dati a cui si riferiva lei, un'occupazione record, soprattutto anche quella femminile, e questo frutto anche degli incentivi economici che il governo Meloni renderà strutturali con la finanziaria di quest'anno. Certo, ci sono tavoli aperti, ovviamente soprattutto al Ministero del Made in Italy, con crisi aziendali che riguardano anche stabilimenti produttivi importanti per la nostra regione. Sono casi ovviamente fortunatamente isolati che però vanno seguiti e sui quali il governo ci metterà sicuramente la sua buona mano, perché garantire il lavoro è certamente uno degli obiettivi fondamentali del governo Meloni. Sì, ha detto bene lei, non sulla. Quando ci rivolgiamo al mondo produttivo e soprattutto alle famiglie che vivono in questa incertezza, non ci può essere colore politico che ci separi. Il governo e soprattutto il ministro Urso ha detto che in qualsiasi modo Stellantis dovesse, speriamo al più presto, presentare il suo piano industriale, il governo farà la sua parte e ovviamente metterà in campo tutte le iniziative necessarie affinché si risolva il problema dell'automotive che, lo ripetiamo, è un asset strategico per il nostro paese. Beh, intanto Fratelli d'Italia ha una tradizione storica assolutamente da rinnovare, il contatto con i tesserati, soprattutto con la parte giovanile. È un momento di confronto, ma è un momento anche per saldare quelle che sono le attività che vengono fatte da parte dei rappresentanti istituzionali e da parte di coloro i quali credono nel nostro perimetro ideologico, nelle nostre linee programmatiche. Quindi un appuntamento assolutamente imperdibile. Sono particolarmente soddisfatto. Abbiamo premiato le eccellenze. Lo slogan del 60° è la conquista avvenuta 60 anni fa è la sfida e quale testimonial migliore sono i giovani, magari quelli che si sono diplomati col massimo dei voti. Poi c'è stato un momento veramente molto positivo perché il confronto è avvenuto fra i ragazzi. Tra questi ci sono stati alcuni che hanno ricostruito il percorso istituzionale e che in qualche modo si avviano a fare politica. Beh, questo è quello che noi dobbiamo fare, riavvicinare i giovani soprattutto alla politica e consentire loro quella crescita che magari negli anni addietro proprio i partiti tradizionali, tra i quali sicuramente c'è Fratelli d'Italia, riuscivano a fare con una palestra che poi portava i ragazzi prima della frequentazione, diciamo, nel movimento giovanile e poi nelle istituzioni con un bagaglio notevole che sicuramente avvicina appunto le istituzioni e soprattutto risponde alle vere e reali esigenze dei cittadini. Eh sì, va bene, questo poi è quello che è accaduto anche con la riforma. In qualche maniera, diciamo, il modello preordinato dai partiti ha allontanato appunto i cittadini, non ha consentito quella scelta che prima avveniva con le preferenze. In alcune istituzioni è ancora possibile, in altre no, ma dicevo poc'anzi, quindi voglio riprendere il concetto. Nei partiti tradizionali, adesso non ne faccio una questione ideologica, ne faccio proprio come metodo. Quello della mia generazione era quello nel quale i giovani si avvicinano alla politica e trovano i luoghi nei quali discutere. Questa palestra era assolutamente il punto di riferimento e poi teneva il contatto quotidiano, non esistevano nemmeno i mezzi tecnologici che ci stanno oggi, quindi un po' è anche dovuto come lato positivo all'innovazione tecnologica, oggi riusciamo a raggiungere persone con maggiore facilità, ma proprio questa facilità è da una parte semplifica e dall'altra elimina il contatto diretto che è fondamentale.